Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a parlare della differenza fra color correction e color grading all'interno di un qualsiasi software per editing video. Nello specifico, nel mio caso, appunto, andremo a vederlo come utilizzarlo su Adobe Premiere, ma questo vale praticamente in generale per tutti, appunto, i software di editing video. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Innanzitutto ci tenevo un po' a spiegare la differenza, no? Fra le due terminologie, perché spesso appunto si fa confusione, io in primis. Molto spesso mi viene da chiamare color correction quella che è invece il color grading, erroneamente, ed è un errore che fanno in molti, involontariamente anche. Però appunto andiamo a vedere quali sono le due differenze. Sostanzialmente le differenze non sono tante, ma sono ben distinte. Allora, la color correction, quello che noi di solito usiamo per definire la correzione colore finale, non è nient'altro che il color grading. La color correction è solo quegli aggiustamenti di colore qualora fossimo andati a settare male la nostra camera, ossia se vogliamo l'immagine un po' più calda, un po' più fredda, andare a aggiustare alcuni parametri del colore e niente di più. Questo appunto è la color correction, cosa che si fanno appunto qualora ci siano dei piccoli aggiustamenti da fare perché è stata settata male la nostra camera. Mentre il color grading è tutto quello che viene praticamente di solito a lavoro finito per andare a sistemare correttamente i colori, soprattutto qualora usassimo dei formati video flat, ossia quelli praticamente desaturati, che però contengono all'interno tutti i colori presenti appunto nella nostra camera, cioè tutti i colori che la nostra camera appunto va a prendere. Ovvio che spiegato così è molto più difficile, la cosa è molto più semplice farla che spiegarla. Quindi ora passiamo su Adobe Premiere e vi farò vedere appunto le differenze sostanziali fra color correction e color grading. Bene, una volta aperto il nostro Premiere andiamo a vedere appunto la differenza fra color grading e color correction. Nel primo caso io ho importato questa clip dove appunto andremo ad applicargli una color correction. Molto semplicemente ci portiamo nel pannello del colore, qua in alto. Come vedete ci apre i nostri pannelli colori e la color correction non è nient'altro che andare a sistemare magari la tonalità, la saturazione della nostra immagine, perché da video quando abbiamo registrato insomma non è fedele a quello che ci aspettavamo. Quindi qualora dovessimo andare a ritoccare solo lievemente il nostro colore, andremo appunto, come vedete qua di fianco abbiamo i bilanciamenti del colore, dell'esposizione, contrasto e luci, quindi mettiamo che vogliamo la nostra immagine un po' più fredda, perché comunque ci aspettavamo dal video un'immagine leggermente più fredda, andremo ad abbassare appunto la nostra temperatura fino a renderla più fredda e raggiungere appunto l'obiettivo che ci eravamo già previsti all'inizio. Stessa cosa, possiamo andare un po' aumentare o diminuire la nostra saturazione, insomma andare a correggere quei piccoli errori che abbiamo fatto durante le nostre riprese. Questo appunto è quello che riguarda la color correction, non è nient'altro appunto che andare a sistemare quelle piccole imperfezioni che durante le riprese abbiamo sbagliato. Può capitare, magari abbiamo settato la macchina dallo schermo della macchina, lo vediamo in un certo modo, quando lo andiamo a importare sul nostro computer ci rendiamo conto che non è esattamente quello che volevamo, quindi ci basterà andare a fare queste piccole correzioni. E questo appunto è la color correction. Il color grading invece è praticamente tutta un'altra cosa. Io ho importato appunto questo video, come vedete è molto flat, come si dice in gergo, ossia è molto priva di colore. E quello che noi andremo a fare appunto nel color grading non è nient'altro che andare a inserire vari LUT, vari preset,
cinematografici o di altro tipo all'interno del nostro video. Quindi io in questo caso, se vado in creativo, ho vari look all'interno, che ho scaricato all'interno appunto del mio Premiere, come vedete ne ho alcuni, e molto semplicemente io vado a inserire alcune dei look che ho fino ad ottenere appunto quello che mi piace di più, tipo questo, e poi andare appunto a sistemare totalmente, andare a cambiare totalmente quello che riguarda la nostra colorazione. Quindi andiamo a rendere un po' più calda la nostra immagine. Possiamo andare a aumentare la nostra saturazione, come diminuire la nostra saturazione. Anche qui possiamo andare a giostrare appunto su le varie tonalità, la temperatura, la tinta, l'esposizione, tipo in questo caso andrei ad abbassare le luci. Stessa cosa per i bianchi. Rendere più o meno in questo modo la mia immagine e andare appunto, ripeto, a inserire o delle LUT o dei look all'interno appunto del mio video. Io in questo caso ho aggiunto un look. Questo oltretutto penso che sia di default all'interno di Premiere. Ecco, tipo questo è molto meglio. Quindi la color correction non fa altro che andare a stravolgere completamente quelli che sono i nostri colori iniziali, anche perché in genere si fa con le riprese flat che appunto facciamo con la nostra camera. Non tutte le camere hanno la possibilità di registrare flat. Ci sono alcuni sistemi per andare a impostare la macchina appunto per cercare di simulare il più possibile quello che appunto viene chiamato registrazione flat, però alla fine appunto questo è quello che andiamo a ottenere, ossia andare a stravolgere completamente il colore della nostra immagine iniziale. Quindi non si tratta più di andare a fare una minima correzione qualora appunto siamo andati a sbagliare qualche parametro sulla nostra camera, ma qui si va proprio a stravolgere completamente quello che riguarda appunto i colori del nostro video iniziale. Come vedete qui, questo è il nostro inizio, questa è la nostra fine, e cambia totalmente appunto aspetto del nostro video. E questa sostanzialmente è la differenza fra color grading e color correction. Ripeto ancora, color correction, qualora ci siamo sbagliati di pochissimo a regolare la nostra camera in fase di ripresa, possiamo sempre andarlo a sistemare aggiungendo un po' di colore, aggiungendo un po' di calore o farla leggermente più fredda, andare a sistemare quello che è il contrasto, come un pochino le luci, eccetera. Mentre la color correction è appunto andare ad applicare delle LUT o dei look, o addirittura, come avevo spiegato anche in un altro tutorial, io molto spesso uso il plugin di Regiant, appunto RG Magic Bullet, e uso o colorista o Lux, proprio per andare a stravolgere, se vogliamo dire così, il nostro video. Comunque vi lascerò in descrizione il tutorial, visto che ne ho già fatto uno, sia per colorista che per Lux, quindi se volete potete andarli a vedere appunto per vedere come funziona appunto il color grading. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io spero di essere stato il più chiaro possibile. Qualora comunque abbiate domande o qualcosa non vi sia chiaro, chiedete pure, che magari cerco di spiegarlo in maniera un po' più fluida e terra terra, se vogliamo dirla così. Comunque, io vi rinnovo l'invito di iscrivervi al mio canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, appunto commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o curiosità, o in questo caso se qualcosa non vi è stato chiaro.
visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!